Cari amici, è veramente una bella giornata questa. Innanzitutto un grande abbraccio a Peppino Di Capri, a cui rivolgiamo il nostro saluto più affettuoso, che ringraziamo per la sua presenza, ai colleghi sindaci, alle forze dell'ordine, a Guido Lembo che già si sta preparando a riprendere attività nel suo locale. Grazie, grazie a tutti. Un ringraziamento particolare all'ASL Napoli 1, al direttore Verdoliva per l'impegno straordinario che ci hanno messo nel perseguimento di questo obiettivo. Abbiamo deciso 2 mesi fa che era prioritario per noi immunizzare le isole. Ci siamo dati 2 obiettivi prioritari: immunizzare le isole, immunizzare la città di Napoli entro il mese di luglio. Abbiamo fatto questa valutazione per una ragione molto semplice, perché sapevamo e sappiamo che il comparto turistico alberghiero deve presentarsi sul mercato mondiale entro il mese di maggio, altrimenti salta la stagione estiva. Era una valutazione di semplice buonsenso. Mi pare che oggi si siano convinti tutti in Italia che così dobbiamo fare, per non regalare milioni di turisti ad altre parti d'Europa e del mondo. Abbiamo deciso questa scelta e abbiamo raggiunto l'obiettivo. Oggi festeggiamo, dopo Procida, l'isola di Capri COVID-free. Fra 2 settimane la stessa cosa faremo ad Ischia. Dalla prossima settimana procederemo con vaccinazioni di massa, a cominciare dal personale turistico alberghiero, sulla costiera sorrentina, sulla costiera amalfitana, sulla costiera cilentana, per essere pronti entro il mese di maggio, inizio giugno, ad accogliere milioni di turisti in condizioni di sicurezza. Voglio dirvi con grande sincerità che è una cosa che va al di là dell'isola di Capri e della Campania. Sapete come me, meglio di me, che Capri è l'immagine turistica dell'Italia nel mondo. È un brand turistico di valore internazionale. E dunque oggi parte da Capri un messaggio di bellezza e di serenità. Ma questo messaggio di bellezza e di serenità per il mondo intero parte non per Capri, per la Campania, parte anche per Venezia e Firenze, parte per Milano, Roma, Napoli, parte per la Reggia di Caserta, Pompei, Pestum, parte per Amalfi e Sorrento, parte per Taormina, parte per tutta l'Italia viva. Ci sentiamo in questo momento responsabili per tutto il nostro paese, per tutti quelli che stanno combattendo per tornare alla vita. Dunque un messaggio di speranza, di bellezza, di serenità, di sicurezza che vale per noi e vale sempre di più per tutta Italia. Ci sono già oggi tanti turisti. We are very proud to meet you here this morning. We wait for you next days, next month, as tourists and above all as friends of Capri and of Italy. Vi aspettiamo nei prossimi giorni come turisti e come amici dell'Italia. Allora, è una giornata di festa e di grande soddisfazione per tutti quanti noi. Dobbiamo continuare il nostro lavoro. Vi prego di mantenere comportamenti responsabili, perché il Covid non è scomparso. Abbiamo fatto un lavoro eccellente, ma vi prego di essere prudenti e responsabili se vogliamo davvero, come speriamo tutti quanti, tornare alla vita. Tornare a poter non solo lavorare come è giusto, ma tornare ad abbracciarci
e a vivere una vita sociale degna di esseri umani. Un grande abbraccio a tutti quanti voi. Buon lavoro.